imprenditore, il presidente dell'Inter, vincitore di ben 16 trofei, un grande milanese. Questa, in estrema sintesi, la motivazione del premio Le Grandi Guglie della Grande Milano, consegnato dal Centro Studi Grande Milano a Massimo Moratti nella sala Manzoni della Fondazione Stelline del capoluogo lombardo. L'occasione è stata la presentazione del libro di Davide Steccanella Inter 80, in cui trovano posto anche lo scudetto nerazzurro di Mister Bersellini e quello dei record di Mister Trapattoni. Di estremo prestigio i relatori, dal presidente del Centro Studi Grande Milano Daniela Mainini al vice sindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo, dal presidente di Human Technopol Gianmario Verona all'amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni Davide Passero, dal vicepresidente del Centro Studi Grande Milano Sergio Scalpelli alla presidente del Premio Le Grandi Guglie della Grande Milano Manuela Soffientini. La serata evento si è tenuta in una sala gremita di tante persone importanti, come le ha definite Massimo Moratti, con cui con tenerezza e classe infinite si è scusato, addirittura testuali parole, per averle disturbate in questa circostanza. E i nomi di queste persone importanti fanno tremare le vene dei polsi: l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, il presidente del Torino e di RCS Media Group Urbano Cairo, le grandi vecchie glorie Gianfranco Bedini ed Evaristo Beccalossi e grandi ed illustri tifosi come l'indimenticabile Casco d'Oro Caterina Caselli, l'architetto Stefano Boeri e il notissimo giornalista Beppe Severnini. La serata evento è stata poi in particolare il voler ribadire che la Grande Milano è comunque la storia di due fortissime squadre. Non solo, è stata il momento opportuno per ribadire da parte del presidente del Centro Studi Grande Milano Daniele Mainini la volontà più di ogni altra cosa di continuare ad amare Milano tutti insieme con spirito meneghino. Amare Milano significa amare una Milano condivisa, una Milano che accoglie e una Milano inclusiva. In questo periodo c'è il Salone del Mobile, una Milano anche frizzante, ma la Milano sappiamo è anche tanto altro: il terzo settore, l'inclusione e l'accoglienza. Riberto d'Intimiano diceva: venite a Milano e sarete liberi, era il 1019. Bene, io credo che mai nessuna frase fu così lungimirante, e quindi premiare grandi uomini che hanno fatto grande Milano è esattamente il significato meneghino, cioè l'esempio di un presidente molto vittorioso, l'esempio anche di un avvocato che ha però questa inquietudine intellettuale di scrivere il 13° libro proprio sull'Inter, insomma insieme, che è poi lo spirito del Centro Studi Grande Milano.